La gara sportiva ha visto il successo di Genova, ma Venezia ha saputo essere in testa fino a 150 metri dal traguardo, quindi per 1850 metri. Amaro è stato però il ritorno del Galeone di Venezia in città e non per il risultato sportivo, per il quale tutti i componenti dell'equipaggio meritano un plauso, ma a causa del Covid. Per rientrare al lavoro un componente dell'equipaggio si è sottoposto al tampone, risultando positivo al Covid. Da qui è scattato l'allarme, che ha fatto emergere nel giro di qualche giorno altri 4 casi positivi al virus. E così, per tutta la squadra, atleti, tecnici e accompagnatori, sono scattati isolamento e quarantena per tutte le festività natalizie. Così il delegato del sindaco alle tradizioni, Giovanni Giusto, aveva commentato a caldo la gara. Mai così, mi ricordo una regata equilibrata addirittura fra 3 equipaggi, dove all'arrivo si sormontavano, quindi senza distacco. Più distaccata è stata Pisa, terza arrivata a Venezia. Abbiamo decisamente ribadito quella che è la potenzialità del nostro equipaggio veneziano, ai quali personalmente vanno i miei ringraziamenti d'aver inorgoglito comunque con la qualità dimostrata. Genova ha così superato nell'ordine di arrivo Amalfi, Venezia e Pisa. Il prossimo anno ci saranno ben 2 edizioni del Palio Remiero e poi nel 2023 si tornerà a Venezia, Covid permettendo ovviamente.